ieri 21 novembre 2014, presso il Santissimo Santuario dell'Avvocatella di Cava dei Tirreni, si è tenuta l'apertura del quadro. Il 21 gennaio del 1981, il quadro settecentesco su rame, raffigurante la Madonna Avvocata, tra i Santissimi Eremiti Paolo e Donofrio, debitamente restaurato, fu portato a Roma, dove venne benedetto dal Santo Padre Giovanni Paolo II, che incoronò la Vergine Santissima Regina di San Cesario. Il 5 agosto del 1984, Monsignor Michele Mar, abate e ordinario dell'Abbazia Territoriale della Santissima Trinità di Cava, a coronamento dei lavori di ristrutturazione e di restauro, consacrò la chiesa dedicandola a Maria Santissima Avvocata con grande concorso di popolo festante. Sono degne di memoria anche le varie missioni al popolo e i campi vocazionali tenuti da padre Gino Burresi, lo stigmatizzato di San Vittorino Romano, che hanno attirato al santuario centinaia di fedeli da varie parti d'Italia e suscitato vocazioni allo stato religioso e sacerdotale. Lo stesso padre Gino, promotore del culto della Madonna di Fatima in Italia, il 21 aprile e il 14 novembre del 1980 ha benedetto ed incoronato una statua della Vergine di Fatima donata dal professor Ugliano, animatore dei gruppi di preghiera di Padre Pio in Cava dei Tirreni. Da allora la Madonna viene venerata nel santuario particolarmente il 13 di ogni mese, con una processione penitenziale nel primo pomeriggio, cui partecipano migliaia di fedeli provenienti da tutta Italia, e il primo sabato del mese con una processione eucaristica per gli ammalati. Tantissimi erano presenti i fedeli, sentiamo le loro testimonianze. Ebbene, giorno 21 del mese qui si apre la cassaforte, dove c'è l'originale quadro della Madonna Avvocata. E in quel momento logicamente si apre pure l'animo a venire qua a chiedere qualcosa che uno nel proprio cuore ha, insomma un dolore, una gioia, un modo di esprimersi. Se uno è molto fedele a questa Madonnina, noi ormai siamo consacrati da tanti anni, per noi qua venire qua è come fosse casa nostra, insomma. Io quello che posso dire è che stasera sono venuto personalmente per chiedere qualcosa di particolare. Di solito lo chiedo per gli altri. Questa sera l'ho chiesto per me e quindi l'ho chiesto con tanta fiducia che sicuramente quello che ho chiesto mi sarà dato, ma mi sarà dato con tutta la semplicità e la bellezza che la Madonna effettivamente accontenta i suoi figli. Vengo col pensiero della Madonna che ci deve aiutare. Aiutare per prima cosa tante persone che si raccomandano alle nostre preghiere, alle nostre che raccomandiamo a loro, perché stanno tutti malati, tutti che hanno problemi. La prima sono proprio io che tengo i problemi per i miei nipoti. Lei di che cosa si occupa qui all'interno del santuario dell'Avvocatella? Io mi occupo di tutto. Di stare nei negozi, di fare l'ora di adorazione, di preparare le persone che devono pregare. Sono 30 anni che io frequento in questa chiesa, vengo spesse volte, mi faccio consacrare parecchie volte da Don Gennaro, della Madonna, sono tanto fiera che vengo qua sopra, mi rilasso, mi ricarico di tante cose, sono molto preoccupata. Quando vengo qua sopra mi rilasso e penso a tutti i miei problemi che li metto nelle mani della Madonna. Ho avuto parecchie grazie, devo dire la verità, ho portato tante persone, hanno avuto tante grazie, e sono pieni di gioia, di amore, tutte le persone che io ho portato qua sopra, devo dire la verità. E mi chiedono, vai all'Avvocatella? Sì, perché non vieni? Faccio io. Dice sì, vengo. Parecchie persone ho salvate, l'ho portata qua sopra, avete capito già, Don Gennaro fa l'esorcismo e devo dire la verità, sono pieni dello Spirito Santo. Infatti il nostro Papa oggi nel 2014 vuole mettere un parroco esorcista in ogni chiesa. L'abbiamo ascoltata, sì. Ieri pure l'abbiamo ascoltata per la televisione. Veramente domenica vado dal Papa.
vado alla mezzogiorno e poi vado alla Divina Misericordia. Desidero tanto andarci alla Divina Misericordia e pure dal Papa. E io sono nata qua sopra e con Padre Gennaro ho aiutato anche a fare l'esorcista, perché ha bisogno, sono tanti bambini che mi chiedono le mamme di portarli qua da Don Gennaro perché hanno bisogno. Ci sa troppo, il mondo si sta capovolgendo e noi abbiamo bisogno di tante preghiere di un sacerdote come Don Gennaro, perché è bravissimo, c'ha sempre molta disponibilità, è gioioso quando si viene qua, ti riempie tutto, ti senti, vai a casa piena dello spirito e parecchie persone mi chiedono di pregare per loro, perché forse loro non sono ancora aperti al Signore. C'è da aggiungere che ormai ogni giorno gruppi di fedeli vengono a deporre nel cuore della madre le proprie pene, le proprie lacrime, e la bella signora concede tante grazie a tutti i suoi figli che occorrono a pregarla con fede.